Io ho fondato Chiareline qualche anno fa, dopo diverse esperienze in vari studi progettuali e in contatto con altre realtà creative, che esplora diversi ambiti della creatività progettuale e visiva, attraversando diversi alfabeti, dal product design all'interior design, la scenografia, le grafiche, insomma, quindi il mondo dell'architettura e del design e della grafica e il mondo del teatro, diciamo, queste sono le due anime di Chiareline, che poi sono le mie passioni che si sono tradotte poi in lavoro. La stampa nel mio lavoro è molto importante perché comunque come architetto, ad esempio, ben conosciamo la necessità di portare dei disegni che siano molto chiari, che siano molto leggibili e che possano rappresentare al 100% l'idea e il progetto, per cui sia dal punto di vista di una fase preliminare, quando magari racconti un progetto ad un cliente, alla fase esecutiva, la fase finale costruttiva, in cui devi comunque portare delle grandi tavole in cui rappresentare tutti i dettagli che devono essere poi realizzati. Per quanto riguarda gli altri aspetti, ad esempio la grafica, è molto importante poter fare delle prove di stampa sia per me sia per il cliente, che riesce a vedere subito una resa di quello che poi sarà nel momento in cui verrà fatta la stampa definitiva. Per quanto riguarda l'aspetto scenografico, anche perché comunque riuscire poi a stampare, a ricreare le atmosfere e le luci che poi verranno rappresentate, quindi i render o i fotomontaggi che si creano nel momento in cui si progetta una scenografia, è molto importante riuscire poi a rendere su carta le atmosfere che si vogliono poi andare a creare. Per il mio studio cercavo una stampante che possa stampare in varie dimensioni, quindi dal formato più grande da portare in cantiere alla piccola prova colore che posso fare per una grafica. Per cui avevo bisogno di una stampante versatile, ma che al tempo stesso potesse essere messa anche in spazi non troppo grandi. Ho notato inoltre che anche se magari cade qualcosa sopra la stampa, non so, acqua, o magari può succedere che in un cantiere o in un teatro ci cada su qualcosa, la stampa rimane sempre molto pulita e difficilmente comunque si rovina. Noto che l'inchiostro non va via, le righe rimangono belle definite. È una stampante molto versatile e infatti è molto facile passare sia da un formato all'altro. Basta semplicemente aprire il cassetto e inserire formati a 3 o formati a 4 con il rotolo ancora inserito all'interno della stampante, e la stampante stessa gestisce in automatico il formato su cui deve stampare, che è addirittura stampare al volo qualcosa con il cellulare tramite il wifi. Chiareline è quindi uno studio dinamico che affronta diversi alfabeti visivi e che applica la creatività in diversi mondi. Quindi è importante che questo dinamismo possa essere comunque una caratteristica anche degli strumenti tecnologici che utilizza, che possano quindi essere un aiuto per il lavoro quotidiano. E credo che con questa stampante io abbia trovato quello di cui avevo bisogno.